L'indice FTSE Italia Star è un segmento di borsa italiana che comprende società per azioni di medie dimensioni con capitalizzazione fino a 1 miliardo di euro. Il segmento Star nasce nel 2001 prendendo successivamente il nome di All Stars, che comprendeva i titoli di segmento di borsa italiana Star e Tech Stars. Con la chiusa del segmento Tech Stars, appunto di borsa italiana, e del relativo indice, i titoli che vi erano quotati sono confluiti nell'attuale segmento. Qualche altro cenno: l'indice FTSE Italia Star comprende circa 75 società quotate proprio nel segmento Star e richiede per esservi ammessi dei requisiti particolari che andremo poi a elencare in questo nostro approfondimento. L'attuale denominazione di FTSE Italia Star risale alla fusione tra borsa italiana e London Stock Exchange. Sergio Piovini, analista finanziario indipendente, ben trovato. Buongiorno a te. Buongiorno Sergio. Allora, partiamo proprio dalle basi per capire che cosa si intende per FTSE Italia Star. Io ho dato dei cenni abbastanza generali, però partiamo da Borsa Italiana, se sei d'accordo. Sì, assolutamente sì. Comunque Star è una sigla e significa segmento titoli ad alti requisiti, tanto per capirsi, insomma. Quindi possiamo prendere di riferimento la nostra borsa italiana, evidentemente cliccare sul tasto azioni e sotto potete vedere com'è suddivisa la nostra borsa italiana. Si parti dall'All Share, che comprende tutti i titoli, poi abbiamo il FTSE MIB, la serie A, tanto per capirsi, poi abbiamo Mid Cap e Small Cap, fino a finire sull'AIM, che è il segmento per entrate, il segmento, la porta d'entrata della borsa italiana. Ho volutamente omesso la sigla Star perché fa parte di un raggruppamento di azioni con questi alti requisiti che andiamo a vedere fra poco, e composto da titoli già quotati nel segmento Mid Cap e Small Cap, Manuela. Questo è un aspetto chiave del nostro approfondimento, se vogliamo parlare appunto nel dettaglio del FTSE Italia Star, perché come detto le società che vi appartengono devono avere requisiti, caratteristiche e anche vincoli di un certo tipo. Quali sono? Partiamo proprio da questo elenco. Sì, allora, sono requisiti di liquidità, governance, trasparenza e comunicazione. Quindi andiamo a vederli subito nella slide. La liquidità cosa significa? Quindi capitalizzazione compresa tra 40 milioni, che è minimo, e 1 miliardo. Poi comunque nel concreto abbiamo anche azioni e titoli che stanno contando anche a valori superiori, ma a grandi linee è questa. Poi il flottante pari ad un minimo il 35% del capitale, e la presenza di uno specialist che va a intervenire sui prezzi di borsa per regolare appunto questa liquidità. Questo è il primo requisito della liquidità. Passiamo ai prossimi. Assolutamente. Allora andiamo a vedere, parliamo di governance, secondo requisito fondamentale. Sì, allora la parte più importante di prima, che abbiamo scritto, che si devono prevedere delle regolazioni incentivanti per il top management, la presenza di amministratori indipendenti del CDA e la presenza in ordine comitati interni del CDA. Questi sono molto importanti per la governance. Ok, d'accordo. Allora andiamo oltre, andiamo a vedere trasparenza e comunicazione, che insomma pare un requisito, per così dire, Sergio, banale, però non lo è così tanto. Insomma, assolutamente i vincoli di cui accennavamo poco fa si riferiscono proprio a questi due aspetti. Assolutamente, Manuela, perché è molto importante per gli investitori, soprattutto quelli esteri. Noi vedremo e scopriremo dettagli importanti su Italia Star. Diventa molto importante essere trasparenti, comunicare la situazione costantemente della propria situazione aziendale, e ovviamente sembra una banalità, ma viene ripresa anche da Borsa Italiana, che sia anche in inglese, per cui questo è un elemento molto importante. Dopodiché viene richiesta semestrale entro 60 giorni dalla chiusura del semestre e bilancio entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Deve esserci poi un ufficio, e quindi delle persone appositamente preparate, che facciano da investor relation per quanto riguarda qualsiasi tipo di notizia che noi dovremmo avere riguardo alla società che ci interessa. Quindi devo essere proprio nel sito tutta una serie di informazioni importanti e costantemente aggiornate, Emanuela.
Esatto, quindi tutti devono avere la possibilità di relazionarsi con l'azienda, insomma, di cui stiamo parlando, giusto Sergio? Ci devono essere anche delle persone ad hoc che si occupano di questioni inerenti alla gestione dell'azienda. Sì, appositamente formate ed informate ovviamente delle aziende, formate anche per poter comunicare in maniera corretta con chi abbia la necessità di reperire informazioni ed aggiornamenti sull'azienda. Una cosa importante da spiegare ai nostri telespettatori è il seguente: intanto cercare di capire perché il FUZ Italia Star può dare degli spunti interessanti. Banalmente, quando gli investitori devono scegliere dove investire i loro risparmi, si affidano all'indice principale italiano, cioè il FTSE MIB. È così, prima domanda, e poi seconda domanda, perché invece vale la pena buttare l'occhio al FUZ Italia Star? Sì, premetto comunque una cosa importante che evidentemente deve essere sempre il mercato azionario, evidentemente deve essere una diversificazione all'interno di una propria programmazione di risparmi. Detto questo, cosa molto importante per chi ha deciso di nel proprio evidentemente diversificazione di dedicare una parte al mercato azionario, molto spesso comunque trovo anche chi mi scrive titoli, i classici titoli che fanno parte del FTSE MIB, che peraltro in questi ultimi anni hanno sofferto molto, quindi classici titoli bancari, classici titoli importanti che fanno parte dell'energia e quant'altro. Se facciamo vedere la slide che comprende il nostro FTSE MIB, eccola qui, perfetto. Quindi sostanzialmente si va spesso ad investire all'interno di questo mercato che sta soffrendo molto, e non ha praticamente recuperato dalla crisi del 2009. Quindi se iniziamo e prendiamo come punto di riferimento gennaio del 2009, siamo praticamente allo stesso livello dopo quasi 11 anni, Manuela. Per cui di conseguenza, a meno di non aver scelto quei pochi titoli performanti del nostro FTSE MIB, la media delle performance del FTSE MIB è sostanzialmente questa. Ed è un peccato sostanzialmente perché sempre comunque in Italia e appunto riferendoci al FTSE Italia Star che lo facciamo vedere fra poco, ci sono delle potenziali performance che possiamo ottenere che sono molto e molto interessanti. Siamo sempre a casa nostra, Manuela. Esattamente, allora intanto lasciamo un istante ancora la slide che stavate vedendo fino un attimo fa, gennaio 2009, settembre 2020 è il periodo preso in considerazione per mostrare che cosa sta accadendo, quindi adesso andiamo a vedere come già anticipava Sergio Piovini le performance del FTSE Italia Star rispetto a quelle che possono essere le performance dell'indice principale, appunto il FTSE MIB. Ecco qui, il FTSE Italia Star realizza performance addirittura stellari, Sergio, è così? Sì, prendendo lo stesso momento, lo stesso periodo, quindi gennaio 2009, non siamo ai minimi della crisi del mercato che è stata segnata a marzo del 2009, comunque prendendo gennaio, abbiamo delle performance estremamente importanti perché, come puoi ben vedere, l'indice ha fatto performance di pari a 360%, prendendo come riferimento l'indice, il valore dell'indice di ieri rispetto a gennaio 2009, e che è una media del 32%. Quindi sono performance veramente stellari e, a mio avviso, paragonabili a quelle dei major indici americani. Esatto, addirittura leggiamo la performance mediana è del 32%. Ti posso fare una domanda prima di proseguire con le slide, che è molto semplice, molto basica, però è necessaria. Ma perché c'è questa concezione per cui sarebbe meglio guardare e monitorare il FTSE MIB, quindi l'indice principale, seppur sia importante, non sto assolutamente dicendo che dobbiamo ignorarlo, però magari guardando meno il FTSE Italia Star, alla luce di queste percentuali che tu ci stai portando? Sì, il FTSE MIB evidentemente raccoglie aziende di più grandi dimensioni, le aziende più conosciute, le aziende con le quali i risparmiatori hanno più dimestichezza e quindi posso capire entro certi limiti che la concentrazione ci sia lì. Attenzione comunque che il FTSE MIB annovera alcune aziende molto interessanti, comunque, però la media è quella che abbiamo visto. Mentre nel FTSE Italia Star ci sono aziende meno conosciute, meno quindi coperte, se vogliamo, anche dagli analisti, meno citate dai giornali, quindi meno pubblicizzate, che però possono offrire mediamente spunti di questo genere. Quindi direi
di dare un'occhiata anche da quest'altra parte, perché potrebbe essere molto interessante per il proseguio sostanzialmente dell'evoluzione delle performance dei vostri investimenti. È un po', tanto per fare un paragone dell'economia reale, Sergio, non so se è un po' azzardato, quando compriamo un prodotto solo perché è conosciuto, perché è pubblicizzato e magari non ne compriamo un altro semplicemente perché non lo conosciamo, ma non perché qualitativamente parlando è inferiore, ma semplicemente perché non è conosciuto o magari ci informiamo meno, è un po' lo stesso concetto. Sicuramente sì, Manuela, infatti noi lo stiamo facendo, quindi stiamo cercando di controbilanciare questa informazione, come ben sai, a lunedì mattina, dando costantemente aggiornamenti, soprattutto su queste aziende, che non è un caso comunque che l'indice FTSE Italia Stars si trovi a questi livelli, perché mediamente queste aziende italiane, che sono delle piccole multinazionali tascabili, se facciamo riferimento con le major americane, però stanno ottenendo nel tempo dei risultati di bilancio, degli utili, delle performance molto molto interessanti, e tendono anche a mantenerla nel tempo. Per cui, insomma, ripeto, diamoci un'occhiata anche da quest'altra parte. La mia domanda successiva è questa: chi ha capito le potenzialità del FTSE Italia Star? Tradotta diversamente, chi sono i principali investitori sul FTSE Italia Star? Andiamo lì a vedere quella prossima slide, Manuela, che qui, questa sarà anche, credo, una sorpresa, almeno al sottoscritto ha sorpreso molto, per Eccola qua. cui in una recente conferenza della FTSE Italia Star, lo vediamo qui, e i dati non sono cambiati di molto neanche negli ultimi periodi. Lì i principali investitori sono soprattutto esteri, di quel flottante che abbiamo visto prima. Quindi più dell'85% sono investitori esteri, suddivisi fra UK, quindi fra Regno Unito, fra Regno Unito, Nord America e altre parti di Europa. Gli investitori italiani invece sono veramente pochi su questo indice altamente performante, e fino a ieri, ma non è cambiato tantissimo nemmeno oggi, sono solamente il 14%, per cui queste performance che abbiamo visto nel passato se le sono portate a casa soprattutto gli investitori esteri, e noi, e non noi che ce l'abbiamo sotto casa, tra virgolette, questo indice. Questo è un peccato perché da una parte insomma si aiuterebbe l'impresa di casa nostra e noi stessi potremmo beneficiarne. Vale sempre un po' la regola, il concetto che siamo esterofili, cioè che preferiamo guardare oltre i nostri confini, oltre il nostro territorio e magari proprio l'occasione migliore l'abbiamo di fianco, cioè accanto. Ma sicuro, quindi no, non è male, per carità di Dio, diversificare all'estero e quant'altro, però di solito quando andiamo a vedere la concentrazione di singoli titoli nei portafogli di italiani, lo vediamo spesso nel FTSE MIB, non nelle aziende più performanti, ma quelle più nominate, tra virgolette. Ed è un peccato, ed è un vero peccato, Manuela, perché insomma ce l'abbiamo sotto casa, e come dici bene, potremmo in qualche modo quindi incentivare la nostra economia e anche il nostro portafoglio poi alla fine. Soprattutto mi verrebbe da dire in periodi di crisi, in periodi precari in cui le previsioni economiche sono, cioè, lasciano un po' sempre sospetti, no? Rispetto a quello che potrebbe essere lo stato di salute della nostra economia nel futuro. Quante volte diciamo, insomma, consumiamo prodotti italiani, il Made in Italy lo sponsorizziamo proprio perché aiuteremmo la nostra economia interna, che è ovviamente quella che soffre di più quando ci sono delle crisi, soprattutto quando i collegamenti, cosa che insomma fortunatamente in questo momento non è, però quando i collegamenti magari sono più interrotti o comunque sono più rallentati, no? Questo diciamo che potrebbe aiutare ulteriormente. Sergio, abbiamo anche un flash, un esempio di protagoniste, cioè qualche protagonista dell'indice negli ultimi anni. Andiamo a vederne qualcuna, anche per dare indicazioni rispetto a quali opportunità potrebbero esserci proprio nell'investimento, visto che parliamo di aziende italiane. Sì, sicuramente, Manuela. Quindi adesso vedremo una slide che ovviamente non è esaustiva, ma sono alcuni nomi che sono stati protagonisti negli ultimi periodi, negli ultimi anni nel FTSE Italia Star.
E fra le prime tre che ho messo a sinistra vediamo le protagoniste, direi più recenti, insieme a Reply, che vediamo un po' più in fondo, che sono SESA, Tinexta e Vuit. Quindi siamo nell'ambiente tecnologico. L'avvento del coronavirus e quindi della pandemia ha stravolto gli equilibri, e quindi le aziende che erano concentrate su questi segmenti di business ne hanno beneficiato tantissimo, quindi come aziende come SESA, Tinexta e Vuit, che è attiva per esempio nel settore del cloud, che è un segmento del mercato che tirerà ancora per tantissimo tempo. Quindi Tinexta e SESA invece impegnate in quella che è un settore molto, molto importante, soprattutto per l'Italia, per la digitalizzazione delle imprese, information technology, che ne abbiamo tantissimo bisogno, soprattutto per la nostra crescita in Italia. Infatti, dicevo, poi ci sono anche dei comparti strategici, perché poi bisogna riferirsi anche al momento storico che si vive. Quindi, Sergio, fondamentalmente, e ribadendo i punti fondamentali, sappiamo, ma lo ripetiamo, che intanto questi sono semplicemente delle indicazioni, consigli che, insomma, Sergio Piovini ci sta dando per indirizzarci nel mercato. Alla base di un investimento, di un portafoglio di investimento, c'è sempre la prima regola, che è quella della diversificazione, quindi assolutamente ampliare gli orizzonti per cercare le soluzioni migliori per noi. Io aggiungo anche di affidarsi a chi ne sa, non necessariamente Sergio Piovini, ma insomma queste sono le regole di base quando si vuole investire. E poi, a questo punto, tornando all'argomento della nostra pillola informativa, buttare l'occhio ogni tanto anche a quei segmenti come il FTSE Italia Star, che sono un po' dimenticati, Sergio, giusto? Sì, assolutamente sì, Manuela, e purtroppo non esiste neanche uno strumento che lo copra, quindi un certificato oppure un ETF o un fondo specifico che vada all'interno del mercato. Questo dipende anche perché è un mercato relativamente piccolo, perché dalla slide precedente avevamo visto che ha una capitalizzazione complessiva intorno ai 44 miliardi, che è una capitalizzazione piccola per un mercato, per poter permettere un fondo o un ETF di investimento per prendere posizione su questo mercato. Per cui comunque diventa importante, direi, un costante aggiornamento di informazione, perché un'altra caratteristica importante dell'indice è che le aziende che ci fanno parte, presentano dei trend rialzisti per un determinato periodo di tempo, anche per parecchi mesi, anche per parecchi anni. Poi, alla fin fine, se guardiamo grafici di lungo periodo, però tendono a, come dire, ad essere e a modificarsi, quindi le aziende che stanno tirando sull'indice nel tempo, e quindi si passano i testimoni di mano. Quindi è importante essere costantemente aggiornati, monitorare costantemente l'indice per capire quale può essere il segmento di titoli sottostante FTSE Italia Star che in questo momento stanno performando e garantiscono quindi la probabilità di una continuazione del trend. Di questo, evidentemente, Emanuela, noi ne diamo sempre aggiornamento nei nostri appuntamenti consueti del lunedì mattina, per chi vorrà seguirci. Assolutamente sì, quindi insomma ci rivediamo ogni lunedì sulle fonti TV per approfondire anche questioni legate più all'attualità. Questo è stato uno spazio informativo, insomma una sorta di vocabolario di base della finanza che comprende anche il FTSE Italia Star. Molti di voi sicuramente hanno conoscenza di tutto, ma un ripasso ogni tanto serve, anche e soprattutto nella finanza. Grazie quindi a Sergio Piovini. Buona giornata a tutti, quindi questo è stato uno stimolo per voi per mettere l'occhio su questo segmento di indice molto interessante della nostra borsa italiana. Assolutamente sì, grazie a Sergio Piovini ancora e grazie a tutti voi per averci seguiti nelle nostre pillole informative e formative.